Che serata, ragazzi! Grande! Grande, grande, grande serata! Devo dire la verità, io ci metterei un pochino più di pubblicità questa sera. No, no, davvero, mi piace la pubblicità, la guardo spesso. Oh, ce ne sono alcune belle, altre un po' meno, è vero. A volte le belle immagini, no, l'atmosfera, vanno un po' a scapito del senso, questo succede. Per esempio quella che tutti si è visto di certo. Dai, la pubblicità, quella delle improntine digitali con i numerini, sì. Quella del cellulare, senza far nomi. La topona! Lei, la prima che ha fatto, quello della topona mora alla frontiera. Allora, bella, fatta bene, ma vediamola. Arriva alla frontiera, scende dalla macchina, si struscia al poliziotto, tutto quello spreco d'occhiate, sguardi, ammiccamenti erotici, poi le prendono le improntine, pum, appaiono i numerini. Ma che cazzo vuol dire? No, ma l'avete capito voi? Ma nessuno in Italia l'ha capito cosa voglia dire quella roba là. Ci sa, c'ha i numerini sui ditini la topona. Vai dal dermatologo e fatti curare. Altre volte bisogna dire anche questo, le pubblicità sono un po' spudorate, perché sì, perché non tengono conto del momento in cui uno le vede. Sei lì a casa all'ora di pranzo, stai mangiando, seduto tranquillo a tavola, via gas compresse. No, non è il massimo, dici sto mangiando, cazzo, ma... capisco, ma cambia termini, via gas, siete pieni d'aria fino alle orecchie, ruttate come una vaporiera, via gas compresse, problema risolto, risolto per te forse, ma io che sto mangiando, minimo minimo mi passa l'appetito. Ce n'è un'altra, no, la mia preferita, anche questa proprio spudoratina, tutti l'avete vista penso, perché si è vista in parecchi. Quella lì c'è un giovine in fila davanti al teatro, che sta per entrare a teatro, in coda un giovane, una bella faccia, ben vestito, teatro, momento culturale importante, aspetta il suo turno. D'improvviso, sì. No, non è colpa mia, è così, giuro, un attacco di cacherella. Poi raccontato, non così tra le righe, no? E tra, si tiene la pancia via disperato al bagno, entra nel bagno, riesce di nuovo composto, sollevato, si rimette in fila, tra, secondo attacco improvviso, va via così stavolta, e aspetta, come se non bastasse, casomai non si fosse capito, lo speaker, quando vi sorprende la diarrea, ma un po' di pudore, no? Anche per la dignità del povero attore costretto per campare a interpretare il ruolo di quello che se la fa addosso, che sono quelle cose che ti marchiano a vita, dice guarda chi è quello, come chi è? Quello che si caga addosso in televisione. Bravo, complimenti, proprio bella interpretazione. I naufraghi, no, quella dei naufraghi è il massimo dei massimi. Si è vista, perché la fanno parecchio in giro. Sei un naufrago, sei lì, nell'isoletta deserta, abbandonato da tutti, a rischio della tua vita, affamato. È l'ora di pranzo. A cosa pensa il naufrago affamato all'ora di pranzo, sognante? La mia mogliettina, in questo momento a casa, sta preparando la carne in scatola. Cazzo, con tutte le cose che ti potevi immaginare, ma allora sei un cretino e ti meriti di morire di fame 100.000 volte. Io non lo so, ragazzi, io, guardate, quelli che fanno la pubblicità, io non li capisco, davvero, non la farei mai la pubblicità io. Che? Io? Sarà qualcuno che mi assomiglia, vi sbagliate, dice? L'ultima, no, va bene, vado via, l'ultima, questa la devo dire perché mi sta sullo stomaco da una vita. Allora, questa pubblicità è una pubblicità storica che fanno da anni e anni, quindi non si può non averla vista una volta almeno per sbaglio nella vita. Via via cambiano interprete perché gli muore di vecchiaia e mettono un interprete nuovo, ma purtroppo il personaggio è sempre lo stesso. Io odio e detesto con tutta l'anima quella vecchiaccia schifosa, ficcanaso,
e rompicoglioni, eh? Con la camicettina bianca candida, la sculettona, bravi, lei! Avete capito? Che aspetta, aspetta, che vuole insegnare, vuole insegnare alla figlia o alla nuora, che cazzo ne so io di chi sia, come fare il bucato senza macchia. La suocera s'accentona. Ma pensa ai fatti tuoi, stronza! Oh! Così devono rispondergli fin dalla prima volta! Stava più ferma, accidente a lei! Hey!